Circolare, circolare, non c'è niente da vedere. Oh, cosa vedono i miei occhi? È morto, signore. Arguta gente, che intuizione. Grazie, signor sergente. Cosa si è messo in testa? Dov'è la sua divisa? Le sembra il caso? Noi siamo dei rispettabili agenti dell'ordine. Mi scusi, provvedo subito, signore. Lasciamo perdere. Piuttosto, abbiamo testimoni? Nessun testimone, signore. È stato trovato così. Nessun testimone, nessuna traccia, nessun indizio. Qualcuno deve essere stato. Sì, è stato l'assassino, credo, signore. Lei doveva essere il più scaltro della caserma, giusto? Cosa intende, signore? Meglio che non lo sappia. Fermi tutti, è stato commesso un altro omicidio. Sotto i nostri occhi. In questa stanza. Questo vuol dire solo una cosa. Lo sa, gente, cosa? Che l'assassino odia il blu e il rosso? No. Rosso di sera, bel tempo si spera, rosso di mattina, la pioggia si avvicina. No. Che ogni mese che inizia per domenica ha un venerdì 13. Questo vuol dire che c'è un impostore tra di noi. Faccia attenzione, sergente, non si lasci intenerire da questi loschi individui. Uno di questi è uno spietato assassino che ha squartato la vittima senza pietà. Lo ben so, agente, lo ben so. Ma chi è? Ho una strana sensazione, come se mi sfuggisse qualche cosa. Le è sfuggito il portafogli, signore? Oh, grazie. Aspetta. Ho capito. Che sciocco. Uno ha la soluzione davanti agli occhi e non se ne avvede. Confessa, sei stato tu! Parla, perché lo hai fatto? Sputer rospo, maledetto parassita. Avanti, faccia come le dice il sergente, o se la vedrà con me, capito? Si faccia da parte, agente, ci penso io. Parla, su via, avanti! Lei è bravo, sa? Sì, lo riconosco. Ha scelto il colore bianco, è l'unico senza cappello. Voleva dare meno nell'occhio. Beh, non ci è riuscito, brutto pazzo squilibrato. Mi voleva abbindolare, e invece è lei l'impostore. Lo dico con assoluta certezza. E qui la situazione si complica. Ma sì, sergente, ora ci lavoriamo su e troviamo l'impostore. Vedrà, nessun sangue innocente sarà più versato. E qui la situazione cambia completamente. Sergente, deve fare qualcosa o moriranno tutti. Moriremo tutti. Moriremo tutti? Oh, santo cielo, moriremo tutti, mio Dio! Marina, so che non te l'ho mai detto, ma se non dovessi tornare, di' a Paolo che l'ho sempre amato. Ha finito? Le ritorno a ripetere che lo ben so, mi lasci lavorare. Ma la stiamo facendo lavorare, sergente, ma non è che le stia riuscendo proprio bene. Ha trovato il colpevole, sergente? Ebbene sì, ho trovato il colpevole. Il colpevole è... Il colpevole è lei, agente! Lei è out! Cosa? Lei è out! What? Lei è fuori. Ah. Su, avanti, sbattetelo fuori il delinquente. Ma non sono stato io. Come potrei mai fare una cosa del genere, sergente? Non sono stato io, mi creda. Lo so. Ah, finalmente posso lavorare in silenzio. Vediamo. Nessuna traccia. Nessun movimento anomalo. Tre indiziati due indiziati senza indizi. Quale può essere il movente? Quale può essere l'assassino? Ho capito! Avevo pensato a lei fin dall'inizio, sa? Sì, dovevo dare ascolto al mio sesto senso. Ho avuto la mia intuizione. Sarà per quella maschera, o quelle macchie di sangue, o il suo silenzio assordante. È stato lei, vero? Bene, si arrenda e... Oh, merda. Tutto è bene ciò che finisce bene, sergente. Ah, guardi, posso trapassare i muri. Dai, provi, è fantastico. Su, avanti, si diverta. Io il poliziotto manco volevo farlo. Io volevo fare la portinaia.